Ormai il tetto anche psicologico dei 2 euro al litro, perlomeno per i supercarburanti, è stato raggiunto. È un valore che non ci si aspettava mai di toccare. Eppure l'Eni, col sesto rincaro mensile consecutivo, ha raggiunto questo valore. Che cosa vuol dire? Beh, innanzitutto non dimentichiamo che l'Eni è il market leader e quindi chi fa i prezzi poi deve tararsi su quello che è il livello di chi ha la quota di mercato più importante. Quindi aspettiamoci aumenti presumibilmente anche da tutte le altre compagnie petrolifere. Poi, attenzione, questo non è come sempre parallelo all'andamento del prezzo del barile sul mercato petrolifero, non del Brent, ma quello del Platts. Quindi abbiamo un rialzo di quelli che sono i costi dei prodotti petroliferi nel bacino del Mediterraneo a livello di raffinerie. Cosa vuol dire anche questo? Vuol dire che comunque nell'area ci sono delle tensioni importanti, che per esempio l'arrivo di navi militari iraniane nel Mediterraneo fa sì che ci si aspetti il rischio anche di un conflitto nell'area mediorientale e che quindi il peggio potrebbe ancora avvenire. Attenzione quindi a difendersi sempre di più andando a cercare i distributori call service, i più automatizzati, i no logo e quelli presso la grande distribuzione, cioè tutte quelle situazioni che permettono ora più che mai di risparmiare qualcosa sul pieno di carburante che sta diventando assolutamente proibitivo. A questo proposito, credo che sia assolutamente importante vedere quella che è la prova che pubblichiamo sul numero di marzo di Quattro Ruote, nella quale abbiamo preso in incognito, campioni di benzina e di gasolio no logo in diversi distributori d'Italia e abbiamo misurato quelle che sono le prestazioni su 2 vetture, tipo, una sportiva e una long runner, una vettura per grandi viaggi, sulla nostra pista. I risultati sono molto interessanti, li trovate in questa prova speciale pubblicata sul numero di marzo di Quattro Ruote.